cerchiamo di limitare la rilevanza del comparto animale e di livello dell'Istituto di Biologia e Tecnologia Agraria del CNR. La sede della banca è presso il Parco Tecnologico Padano di Lodi. Per quanto riguarda il contesto, in Italia sono presenti razze locali custodino a certo di finalità genetica produttiva e culturale. Alcune di queste sono minacciate di estinzione o poco valorizzate. Lo scopo della criobanca è quindi quello di conservare materiale genetico di queste razze per poi metterlo a disposizione degli allevatori per le attività di salvaguardia. Inoltre la banca contribuisce alla ricerca sulle razze locali. In questo pannello sono rappresentate le differenti fasi di creazione della banca. Siamo partiti dall'allestimento del sito di stoccaggio, ponendo particolare attenzione alla sicurezza del personale e del materiale stoccato. Per quanto riguarda la sicurezza del personale, è stato installato un sistema di rilevamento dei livelli di saturazione dell'ossigeno. Invece per quanto riguarda la sicurezza del materiale genetico che ho conservato, ciascun bidone di conservazione è stato dotato di una sonda di rilevamento della temperatura. Queste sonde sono collegate a un software che invia in remoto, cioè attraverso via web e via SMS, dei segnali d'allarme in caso siano presenti delle variazioni della temperatura all'interno dei bidoni. La seconda fase è stata quella della scelta dei donatori all'interno delle singole specie, delle singole razze. Siamo partiti dal registro anagrafico che è gestito dall'Associazione Italiana Allevatori. Quando è stato possibile abbiamo calcolato la parentela e la consanguinità dei differenti potenziali donatori. Si è passati quindi al coinvolgimento degli allevatori attraverso le associazioni provinciali allevatori e i singoli allevatori custodi delle determinate razze. Per ciascun donatore sono state effettuate delle verifiche dei requisiti sanitari, in particolare si è registrato lo stato sanitario del riproduttore e dell'allevamento presso il quale era allevato il singolo riproduttore. Si è quindi proceduto alla raccolta e allo stoccaggio del materiale seminale e per ciascun riproduttore anche di campioni di sangue e pelo per future eventuali estrazioni del DNA. La criobanca aderisce, è stata promotrice ed aderisce al network delle criobanche delle risorse genetiche animali italiane. Passiamo quindi all'interno della banca stessa, dove sono localizzati i bidoni dell'azoto liquido. In particolare sono conservate circa 30.000 tagliere, che sono i contenitori nei quali è stato congelato il materiale seminale delle differenti specie, principalmente sono razze bovine, ovine, caprine e quattro razze suine locali italiane. Il materiale è conservato in azoto liquido all'interno dei bidoni e potrà essere utilizzato in futuro soltanto all'interno di particolari programmi di conservazione delle singole razze. Ecco, queste sono le paillettes conservate in azoto liquido.